Buonasera, buonasera e bentornati dalla serie dei fedelissimi al club con la Robo, la puntata numero 2 del 2024, la numero 13 stagionale, una puntata speciale, sponsorizzata questa volta da un amico dei fedelissimi, un amico della Robo, il tifoso e avvocato Massimo Carignani, che salutiamo calorosamente e ringraziamo. Una puntata... Applauso, ci sta l'applauso. Salutiamo Massimo Carignani, che sicuramente ci starà seguendo. Una puntata speciale perché non parleremo tanto dell'attualità, e quindi il Siena che pareggia con la Stregiana, il più 11 sul Signa, la partita di domenica col Firenze Ovest, questo stadio Franchi che è sempre più lontano, non riusciamo mai ad avvicinarsi perché è slittata nuovamente, insomma, la data di rientro per via di un rimpallo dei tribunali assurdo, ma faremo un salto indietro nel passato, ci culleremo degli anni d'oro del Siena, con un personaggio d'eccezione, perché insomma uno dei giocatori più forti avuti a Siena, il capocannoniere del Siena in Serie A, 46 gol, ma non solo, un giocatore che ha lasciato Siena nel 2010, ma sembra che ci sia sempre stato, proprio per il legame e l'affetto che Siena ha con lui. Stiamo parlando, e farei un calorosissimo applauso, di Massimo Maccarone. Buonasera a tutti, grande pubblico stasera. Sì, davvero, davvero, grande pubblico per un grande ospite, per una grande puntata. Invito da casa anche, insomma, a intervenire, a fare domande, a ricondividere la diretta. Tra poco avremo già il primo ospite. Massimo Maccarone, noi lo conosciamo ovviamente con il grande campione del Siena. Tra poco andremo anche a vedere un po' qualche tuo gol, non tutti, se no ci staremmo giorni. Da qualche anno, dal 2020, hai appeso i famosi scarpetti al chiodo, hai iniziato una nuova avventura da allenatore, prima da vice, per imparando, insomma, rubando qualcosa da un maestro come Baldini, e poi in proprio con il fido vice Daniele Ficagna, che è qui con noi, che salutiamo. Daniele, quando vorrà, potrà intervenire per darci anche una mano a ricostruire un po' il Maccarone allenatore, perché noi ancora non lo conosciamo in questa veste. Intanto... Dopo lo prendiamo qualche... C'è già un commento intanto da casa. Massi lo sa, benvenuto Macca, ci fece piacere il saluto a Signa, sei meraviglioso, forza Siena. Poi ne parleremo, abbiamo anche la foto di te a Signa in curva. E, dicevamo... Come ti sei calato in questa nuova figura da allenatore intanto? Come ti senti da allenatore? Molto bene, una figura sicuramente diversa da quella del giocatore. Come ne si parlava anche prima, hai tanta responsabilità, è tutta una visione completamente diversa. Mi piace molto, sono molto appassionato, ci lavoro tanto, mi piace studiare, imparare, osservare, guardare, comunque confrontarmi con tanti altri allenatori. Quando ho iniziato a fare il corso, comunque ho iniziato a girare, a guardare, a andare a vedere comunque allenatori più esperti di me. Ho avuto la fortuna di avere degli allenatori che mi hanno lasciato tanto, e quindi ho appreso molto da loro, chi più per uno che alcune cose da Mario Beretta, che era qua, da Silvio Baldini, comunque è stato... io ho fatto da collaboratore a Carrara, a partire anche da Sarri, da Giampaolo, che non è sicuramente visto in alcuni magari versi bene qua, però in alcuni è stato comunque, secondo me, un allenatore che ha dato tanto. E un po' da tutti ho preso sicuramente qualcosa che
in più ci metto del mio su tante cose, ho Daniele con me che mi dispiace dirlo, ma è anche bravo. Però abbiamo iniziato da poco, da 2 anni, abbiamo tanto da imparare, però siamo pronti per nuove avventure, perché comunque è una passione che mi piace tanto, mi piace lavorare su tanti aspetti e poi trasmetterli comunque alle squadre che vado ad allenare. Senti, Mario Beretta cosa ti ha dato? Mario mi ha dato tanto, perché è comunque una persona, oltre che stato un allenatore, lo reputo anche un amico, una persona che comunque sento sempre negli anni, è stato mio docente nel mio corso e quindi è una persona che sento spesso, che mi dà consigli, che li accetto molto volentieri. E qua abbiamo fatto grandi cose, è una grande persona. Ora sicuramente lui ha intrapreso un altro ruolo, però lui ha fatto per tanti anni allenatore, quindi i suoi consigli sono sempre belli accetti. Cosa da dire, cosa da rispondere Mario Beretta, perché è collegato con noi in diretta. Un applauso a Mario. Forza Robur. Ciao Massi. Tutti. Grande mio, se avessi saputo che eri in diretta, bene, ti avrei dato anche un bacio. Porca miseria. Non avessi parlato così bene. No. Ciao Massi, ciao Daniele. Ciao mister. Ciao mister. Mario, ciao. Io ho dovuto smettere. Raccontaci un po', Massimo, a Siena. Cosa ti ricordi di lui a Siena? Qualche momento, qualche gesto, qualche parola, qualche... Tanto volevo dire che ho dovuto smettere perché non avevo più giocatori come Massimo e Daniele. Quindi ho dovuto smettere di fare l'allenatore perché non potevo con altri giocatori che non fossero loro. Quindi già questo è una grande attestato di stima verso di loro. No, a parte quello, di Massimo mi ricordo, devo raccontare un aneddoto al di là di tutto quello che ha fatto per la Robur e naturalmente sempre molto apprezzato come ragazzo, prima di tutto, e anche poi come giocatore e adesso come allenatore. Ma no, volevo raccontare l'aneddoto della punizione contro la Fiorentina che ci fece vincere il derby, che mi fece incazzare come una bestia, perché ho detto: ma non tira mai una punizione, che cazzo va a tirare? Grande Massimo, sei il numero uno, hai fatto bene a tirarla. Questo era il momento del gol. Dopo mi ha fatto incazzare perché è stato espulso, ma per fortuna poi abbiamo vinto. Quindi era l'aneddoto legato a Massimo, che, come dicevo prima, poi tra l'altro vorrei dire che alcuni danno 13 gol in quella stagione, ma secondo me sono 14, perché è l'autogol di Cordoba con l'Inter e deve essere data a lui come da regolamento di questi anni. Per lui per me ha 14 gol. Correggetemi se sbaglio. Poi Massimo, insieme a Daniele, insieme a tutto quel gruppo lì, sono stati fantastici. Mi ha fatto una rincorsa meravigliosa. E solo delle grandi persone, prima che grandi giocatori, potevano raggiungere un obiettivo a un certo punto molto, molto complicato. Poi le dotte tecniche le conosciamo tutti, le ha dimostrate in tutte le sue esperienze. E adesso mi auguro che faccia una bella carriera, come l'ha fatta dal giocatore anche dall'allenatore, sia a lui che a Daniele che è lì presente, perché hanno doti umane. E l'allenatore è determinante. Perché prima che allenatori, prima che giocatori, si è persone, e le domande sono determinanti. Poi dopo è ovvio che bisogna saperne di calcio, ma i rapporti sono fondamentali. E loro hanno queste doti.
qui non si devono abbattere se le cose non vanno bene. Tanto, come gli ho detto al corso a Daniele, gli allenatori si dividono in due categorie: chi è stato licenziato e chi aspetta di esserlo. Quindi alla fine quelli siamo come allenatori. Quindi. Hai nominato il gol alla Fiorentina, chiederei a Francesco Benincasa di andarlo a riproporre, poi lo riproporremo anche insomma nel corso della serata, perché sono immagini molto molto belle. Diceva Mario che sei andato a tirare, ma come mai? Quindi voglio chiederti, Massimo, insomma, di costruire un po' quei momenti, cioè il momento prima, ma anche il momento dopo, poi quando ti sei accorto che togliendosi la maglia hai ricevuto l'espulsione, ancora mancavano 10 minuti, sì. Mancano 10 minuti, ma mister, cioè, c'era Galloppa vicino a me, potevamo farla battere a Dani, per favore, la punizione. Hai ragione. No, lì sono attimi, eravamo lì, la zona era più per un destro che per un sinistro, e sai quando ci sono quelle cose che ti senti, che arrivano, che vengono. Ah, poi mi sembra che era l'anno prima, a Palermo avevo fatto un gol simile, alla penultima giornata, che mi sembra che, non so se avevamo perso, mister, 2-1, e poi avevamo vinto l'ultima partita in casa con la Lazio. Vero. Sono quegli attimi che, meno male, non hanno il video di quando ti eri incazzato sulla mia espulsione, se no. È meglio quello del gol. Giusto. Mario, sì. Volevo chiederti come ultimo, poi ti lasciamo, se segui adesso il Siena, questa risalita dall'eccellenza, una categoria che non ha mai fatto, e cosa ne pensi dell'assurdità di un Siena che non gioca nel suo stadio per così tanto tempo? Sì, seguo, ho visto l'altro giorno la classifica, ma del mi pare che abbiamo pareggiato l'ultimo, se non sbaglio, però hanno talmente tanti punti di vantaggio che credo che toccando ferro non ci siano problemi. Poi il calcio è strano, ma penso che alla fine riusciranno a ritornare, quantomeno andare in Serie D. Poi vederli giocare francamente su questo campo, con tutto il rispetto, mi viene un po' il magone, non vederli giocare al rastrello mi dà fastidio. Pensavo sinceramente che fossero andati, il contenzioso fosse andato a posto e che potesse il Siena tornare a giocare lì, ma sento da voi che invece non è proprio così, e questo mi dispiace, perché insomma giocare nel nostro stadio è tutta un'altra cosa, obiettivamente. Quando ti rivediamo a Siena, Mario? Ma io ci torno almeno 2 volte all'anno, ci torno, perché sennò mi vado in astinenza. E quindi adesso spero di riuscire anche a venire a vedere qualche partita, magari a festeggiare una promozione e a fare un giro da fedelissimi e salutare un po' gli amici. Che naturalmente saluto adesso con grande affetto da Lorenzo, a tutti gli altri. E naturalmente a tutti i tifosi che sono presenti, e anche quelli non presenti. Grazie Mario, grazie. Buona serata. Un abbraccio a tutti, forza Robo, ciao Matti, ciao Daniele. Allora, bene, dopo Beretta, ora ritorniamo a noi. Iniziamo a vedere un po' di gol degli anni della Serie A. Abbiamo visto quello con la Fiorentina, adesso il più importante, forse non il più bello, vero? Ha fatto il Siena, che dici? No, sì, beh, quell'anno mi è capitato di fare diversi bei gol, però penso che questo sia stato uno dei più importanti per l'importanza di quella partita. Poi ce ne sono tanti altri, credo. Per esempio, quello con l'Udinese in casa. Esatto, con l'Udinese, e lo andiamo subito a vedere. O a San Siro con l'Inter, ecco, comunque sono uno dei gol più belli che abbia fatto. Io con la Catania, anche quando abbiamo vinto 3-0 là. E ce l'abbiamo, ecco, questo è appunto con l'Udinese. Questo qui con è con l'Inter, il primo, perché poi... Ma eravamo d'accordo per...
No, infatti sembra. Non ci siamo neanche sentiti prima della trasmissione, però no, telepatia qui. Con la Catania, anche sì. Ma ora arriva anche quello, eccolo qua. Questo qua. Eccolo qua. Questo, d'accordo, visto. Questo è ora sì. No, purtroppo dalla sede vediamo un po' rallenti, ma in trasmissione fila liscio. Intanto te ce l'hai in testa i gol, sì, quindi, ce l'ho tutti anche in testa. Senza rivederli. Poi ci sono anche altri gol, per esempio abbiamo selezionato quello a Torino con la Juventus, sì. In quella rimonta da 3-0 a 3-3. Tra l'altro erano i 300 gol del Piero, 300 gol di Del Piero. Questo fu il 3-1 e poi iniziò la rimonta con la doppietta di Gezal, il secondo gol propiziato da un palo. Da un palo mio e il rigore procurato da me. Il rigore procurato, sì. Ah, ma ricordo quella partita. E poi ci sono anche altri, per esempio, ora qui appunto il palo colpito, ce ne sono altri, per esempio questo con la Roma, che mandi al mare Mixes. E poi Juan Jesus, e poi la palla sotto al set, e sono e questo è la questo è la primo gol della doppietta, il sì. Primo gol che feci quando sono tornato nel 2006, gennaio 2007, che c'era era Ronaldo, 3, era appena arrivato a abbiamo perso 4-3 all'ultimo gol di Nesta, se non mi sbaglio, sì, un autogol mi pare nel finale, questo appunto del sono tre pari, gol sì. I due gol al Milan, e poi sì, direi che in linea di massima ci siamo con i gol, cioè abbiamo ridotto al minimo, gran parte di questi sono arrivati nel 2009-2010, cioè la tua migliore stagione non a livello di score, ma a livello proprio di presenza in campo, di consapevolezza dei propri mezzi, chiaramente sì. È stata anche la tua ultima a Siena, quindi... Ma perché era l'anno che mi sentivo più comunque responsabilità addosso, vedere comunque l'andamento dell'annata, che comunque stavamo andando male tutto, volevo prendermi le responsabilità per fare di tutto per rimanere in Serie A, e forse magari quello mi ha dato quella spinta in più, visto che comunque ero uno dei più vecchi insieme a Vergassolo e a Portanova, che no, c'era già quell'anno, Portanova era andato via forse quell'anno, a Simone, sì. che siamo quelli che comunque eravamo i più vecchi, tra virgolette, che eravamo nel Siena. E quindi io quell'anno ho cercato di dare sempre di più, anche perché comunque io la scelta mia di stare comunque a Siena è stata dovuta anche al fatto che non sono voluto andare via, perché ho sempre avuto tutti gli anni la possibilità, anche perché comunque un attaccante, soprattutto in quell'età, ha sempre la possibilità, quando fa bene, di andare via. Io comunque ho sempre scelto di rimanere per tanti motivi, perché comunque stavo veramente bene, non avevo necessità di andare in altre squadre o in altre realtà. La mia prima scelta, quando sono tornato in Inghilterra, è stata di venire qua a Siena, perché ero stato bene nel 2004, quando è stata la mia prima esperienza, e quindi sapevo che era un ambiente che mi poteva dare tanto, e quindi è stata la mia priorità di venire qua. E poi lascia stare il resto, che solo chi mi conosce sa come possono essere andate le cose. Io a Siena ci sarei rimasto sempre. Il mio fatto della mia scelta di andare via sono legate a altre dinamiche. C'era bisogno di fare cassa. Che c'era bisogno di fare cassa, non per scelte mie, perché sennò le mie scelte sarebbero state fatte prima, se io avessi scelto di fare quella strada lì. Sì, anche perché hai rifiutato, insomma, offerte Genoa, Samp, Inter, Milan. Sì, però magari tante persone che poi... Da una parte io sono uno molto anche a livello umano, che è la prima cosa che guardo, è a livello umano, non guardo in base ad altre cose. Il fatto che mi è stata accreditato altre cose, quel periodo mi ha dato abbastanza fastidio, perché comunque poi la gente, è normale che tante cose all'interno, al di fuori, trapelano sempre in maniera diversa, però io
cammino sempre a testa alta perché so quello che ho fatto e quello che dico, ma perché è la verità, punto e basta. Senti Massimo, c'è un altro ospite collegato, l'abbiamo nominato nel corso di questa trasmissione, era presente, ha esultato con te per il gol alla Fiorentina, ora la Fiorentina ci lavora, vediamo se ha indovinato quello che ho massacrato prima. Esatto. Daniele Galloppa, buonasera. Dani, mi hai ricollegato prima quando ero con Beretta? È saltato un attimo, abbiamo perso Galloppa, forse non... No, comunque penso di no. Io speravo di sì. Allora, aspettiamo un attimo. Allora mandiamolo subito. Daniele, buonasera. Aspettiamo allora un attimo di ripristinare il collegamento con Daniele Galloppa, perché insomma avete avuto e continuate ad avere un legame molto forte con lui, nonostante... No, molto forte, perché comunque tra i rapporti, sono pochi i rapporti che ho lasciato nell'ambito mio calcistico, uno di questi è il mio secondo, uno è Daniele Galloppa, l'altro è Thomas Locatelli. Ce ne sono pochi altri, perché poi le amicizie vere nascono anche tra di noi. Ora abbiamo problemi di linea. Daniele, se ci senti, vai. Vi sento. Dani, senti? Ora vi sento bene. Oh. Ma hai spiegato prima? Sì, ho sentito anche prima. Infatti, ti volevo ascoltare, mi stavo emozionando. Continua. Ma quella della punizione? No, guardavo un po' di gol prima che hai fatto. Un paio dopo ho fatto l'assist io, poi ho visto che ci riabbracciavamo. E questo me lo ricordo, il derby con la Fiorentina. Come faccio a dimenticarlo? Sì. Sì, ma avevo ragione quando ho detto a Mario che voleva che tirava Galloppa, che non ha mai fatto un gol in nessuna punizione. Perché c'è anche il mister collegato. Ha ragione. Daniele, ci racconti come è nata questa la cosa dell'esultanza della Sambuca Flambé? Lei me l'ha insegnata Daniele. No, io credo che ce l'abbia insegnata Thomas, se non sbaglio. No? Però è nata l'estate... In che... Vai, spiegala, Dani. Ma io sono arrivato a gennaio e con Massi e con Thomas abbiamo legato subito. Poi l'estate dopo, quindi a giugno, siamo andati in vacanza insieme. E nelle cene... Facevamo sto goccio di Sambuca, prima è iniziato con un bicchiere, poi è diventato un po' di più e allora abbiamo detto quest'anno se chi fa gol facciamo questo senza dire nulla, però facciamo questa esultanza. Poi al di là di quello è nata così. Adesso gli allenatori si beve di più? Si beve di più la sera quando se lavori dalla mattina alla sera con la testa... In realtà non si beveva tanto, cioè da giocatori non si beveva mai, ma Massi era molto attento a questo, io un bicchiere me lo facevo, però sai, l'estate qualcosina in più ci concedevamo, dai, assolutamente, però da allenatori si beve di più, sì, si beve di più. Daniele, come va la carriera da allenatore? Sei al primo anno, alla primavera della Fiorentina, purtroppo, aggiungiamo noi. Come sta andando? E poi se c'hai qualche giocatore da suggerirci, visto che abbiamo bisogno di, soprattutto il prossimo anno, di quote di under per la Serie D, incrociando le dita. A quest'anno sto bevendo tanto, perché purtroppo si fa fatica, no? È una bella esperienza, dai, sono contento perché mi piace allenare,
Sai, quando smetti, chi ha fatto le carriere come le nostre, o fai veramente altro, o se sei uno a cui piace il campo, si fa fatica a star fuori. Io non mi sono mai visto fuori dal campo, cioè piuttosto forse potevo andare proprio fuori dal calcio, fare altro, se no mi piace stare dentro e allenare mi piace tanto. E è un'esperienza bella perché poi, sai, la primavera sei a cavallo con la prima squadra. Io sto vedendo veramente tanti cambiamenti dei ragazzi da 4 mesi a sta parte. Poi hai la fortuna di poter sbagliare un po' di più anche come risultati, quindi il tempo ti aiuta anche, no? E io ho una squadra veramente giovane quest'anno, però la soddisfazione è vedere, non so, che ora ne abbiamo 6 convocati in nazionale, cosa che ad agosto non c'era. E quello mi soddisfa, più le prestazioni che fanno. Ecco, qualche giovane interessante sicuramente c'è assolutamente. Bene, bene. Allora, sì. Di una buona parola nel caso per il Siena, che appunto ha bisogno di giovani, soprattutto in Serie D, insomma, con il discorso delle quote. Daniele, grazie per essere stato con noi, buona serata. Continua a seguirci però la nostra diretta, e se vuoi fare qualche domanda anche a Massimo o Daniele Ficani, puoi scrivere su Facebook. Bravo Dani, dopo c'è anche il tuo amico Daniele. C'è anche qua, anche Ficagna, non lo sapevo che c'era Ficagna. Anche lui. Allora qualche nascosto. È nascosto. Ma c'è anche Thomas, c'è il mister. No. Il mister era collegato. Mentre Thomas è scomparso, non è irraggiungibile. Thomas c'ha le notturne di padre stasera. comunque vi continuo a seguire, mi fa piacere. Poi ho ascoltato un po' di quello che ha detto Massi, ho visto un po' di video e vabbè, io Massi mi conosce, non è che siamo lì, anzi ci chiamiamo poco, ci sentiamo poco, però l'affetto rimane sempre grande perché crei dei legami che vanno al di là di tante cose, così come so Massi che persona è, so come si è comportato con me ma con tutti, e quindi saremo sempre legati da qualcosa, anche perché poi abbiamo fatto degli anni lì veramente, io li ricordo come i più belli della mia carriera, ma non lo dico perché mi chiamate voi, ma perché sono stati veramente gli anni spensierati, gli anni dove abbiamo dato veramente il 100% tutti, c'era un gruppo meraviglioso, quindi mi fa sempre piacere parlare con chi stava lì quegli anni e con voi, quindi mi seguo e qualche domanda a Ficagna la farò a Massimo, lascio stare stasera, va. Vai sulla pagina Facebook del Siena Club Fedelissimi, segui la diretta e sotto commenta, puoi fare tutte le domande che vuoi, siamo qua a risponderti. Daniele Ficagni è prontissimo e preparato. Grazie Daniele, un saluto. Ciao. Bene, allora prima Beretta e ora Galloppa. Ci manca. c'è un commento, sì. Leonardo Teriggi, mister Mattarone e Daniele, grandi persone, grande, grandi professionisti. Un abbraccio grande. Ricambiamo, un abbraccio a Leonardo. Leo ha avuto la fortuna di allenarlo l'anno scorso, da gennaio. Purtroppo ha avuto un infortunio che l'ho avuto per poche partite. È un ragazzo che sento per messaggio, ragazzo 10, giocatore forte, e purtroppo ha avuto questi infortuni, però è un ragazzo veramente che merita tanto, so che ha fatto molto bene qua, l'ho visto anche, sì, è molto legato alla piazza, me ne ha sempre parlato bene da quando lo vidi, ero obbligato a parlarmene bene. No, però è veramente un bravo ragazzo. E noi Leonardo Teriggi lo aspettiamo qui a Siena, era vicino, diciamo, un problema di timing, non si è incastrata la cosa per ritornare qui, perché aveva dato un impegno già con la società di appartenenza in eccellenza, però è un grande amico di Guerri, quindi potevamo averlo di nuovo, ma chissà in futuro se possiamo averlo ancora. Salutiamo Leonardo Teriggi. E torniamo a vedere i gol. Ce n'è uno che hai realizzato
più avanti, nel settembre 2019, con la maglia della Carrarese, segnato no. al Franchi, al Siena, e insomma dalla non esultanza si è capito tutto. Io volevo chiederti, stavo male. Volevo chiederti in quel momento, tra l'altro grandissimo gol, ma insomma noi non ci stupiamo, lì cosa hai pensato in quel momento? Che avevo smesso la mia carriera, infatti l'ho smessa dopo poco. Perché era troppo... No, sai, quando ti capitano, mi capitava di giocare qua, ma anche quando venivo con l'Empoli ero tornato, è difficile giocarci, perché quando comunque venivo a giocare qua con comunque lo stadio, le emozioni che mi aveva sempre dato e tutto. È una partita sempre particolare, difficile da giocare, da interpretare. Poi devi essere professionista, comunque devi cercare di dare il 100% per la tua squadra, però non è facile, perché come siamo persone umane come tutti, poi nascono le emozioni. E fare quel gol lì, penso che ho detto tiro, speriamo quasi che vada fuori, perché... Ma invece mi è andata l'incrocio proprio preciso. È perché l'indirizzo, il radar spingeva lì. No, è stato emozionante, ma è stato più emozionante, a parte il gol. Poco dopo sei uscito. Che comunque è sempre un gran gol. Sei uscito dal campo. Io per lì ho pensato, vai, perché non vuole più segnare col Siena, invece avevi avuto un problema. Sì, mi ero avuto un risentimento, potevo andare avanti, ma ho preferito anche uscire, a dire la verità. E lì c'è stata l'applauso. E lì è stato l'applauso che comunque m'ha fatto, quello mi ha fatto emozionare sicuramente molto di più che il gol in se stesso, dai. Poi hai smesso, hai cominciato da vice appunto proprio alla Carrarese, sì, con Silvio Baldini, e c'è una domanda? Ah, dal pubblico! Ah, dal pubblico! Le quali hai trovato nella Carrara, quindi cioè, quello che hai detto ci aspettano magari, penso che dipende dalle responsabilità. Mi prendo tutte le responsabilità, ma io penso che un po' di minimo di cervello bisognerebbe averlo un po' tutti. Certo, no? non è che detto che... È stato un gran gol, l'hai cercato, dai. No, non l'ho... è normale, non è che tiro fuori... le capa tirar fuori. Ormai ce l'ha, mi chiede. Se stava a me, magari mi direbbe. Sicuro. No, a parte tutto, ma sai, un gran gol, però per cercare. Ho paura di andare a casa. Dani, bisogna essere un po' anche razionali, no? nelle cose. Fa per dire, stop con il calcio. A 41 anni comunque sei andato molto lungo, perché comunque ancora ti divertivi, perché ancora... No, perché mi divertivo. Poi io comunque a Carrara sono andato anche per il mister, che io ero comunque a fine mia carriera a Empoli, ho preso la decisione di andare all'estero, perché comunque all'estero comunque mi ha sempre affascinato. In Australia. Sono stato in Australia. E poi il mister, potevo rimanere in Australia, ma sono tornato perché comunque... per come sono fatto io nel mio modo di essere al di fuori, in generale nella mia vita, sono uno molto riconoscente nelle cose. Mister Baldini è uno che penso è stato uno dei primi allenatori che mi ha insegnato veramente tanto, sia a livello calcistico che umano. E quindi mi sentivo in dovere di tornare e provare a dargli una mano per questa sua nuova avventura che aveva iniziato a Carrara, e sono andato, ho provato a dargli una mano, poi che non sono riuscito da giocatore purtroppo, perché comunque avevo anche un'età, avevo 39 anni, mi sono dovuto adattare a una categoria che era 20 anni che non facevo, e ho cercato sempre di dare il massimo come sempre, però sicuramente non qualcosa, sicuramente io ho dato più fuori che in campo. Però è una cosa che mi sentivo di fare, anche perché potevo venire qua con che c'era l'allenatore Mignani, ma nonostante
comunque l'amore che ho per questa, per Siena, ho scelto Carrara perché ero riconoscente col mister, avevo già dato una parola al mister. Devi venire qui da giocatore. Da giocatore. Domanda dal pubblico. Sì, ciao Massimo. Ciao. Dunque, chi ti ha portato sempre due volte? Perché sei venuto nel 2004, se non sbaglio, sì. sempre per i netti. Nel 2004 ti eri ancora l'esperienza. Sì. Venivo da... no, era a Parma. Ero a Parma fino a gennaio. Una volta vieni, sì. Sì, là nel 2007, quando tornai a gennaio 2007. Che non è stata poi umanamente un'esperienza che mi ha lasciato... No, però mi ha lasciato tanto perché comunque ho avuto una grandissima esperienza. Però ho avuto molti problemi con l'attuale allenatore dell'Inghilterra, che era Southgate, che è stato mio compagno e poi mio allenatore. Sì. Sì. E quindi decisi di andare via. E volevo tornare in Italia, avevo la possibilità di rimanere in Inghilterra, ma siccome io non avevo mai giocato in Serie A se non a Parma-Siena nel 2004 con voi, avevo la voglia di venire in Italia in Serie A. I primi due gol Bologna-Siena. Il primo gol che feci col Siena è in casa col Brescia, 1-1 al 90esimo, se non mi sbaglio. Da appunto ero accanto a tuo padre, ricordo questa immagine, questo flash di Tulabo. Che veniva sempre qua tutte le domeniche. Sì. E poi mi sembra il Milan. Quando entrai nel 2007, sì. Fece doppietta io e Ronaldo, che rientrò anche lui al Milan, quel periodo di gennaio. Sì. No, ma con l'aneddoto di Giorgio, perché parlo di Giorgio e Perinetti anche perché avete avuto anche voi ultimamente, ma sono stato io e mia moglie di Avellino, quindi sono stato in questi giorni ad Avellino, l'ho incontrato e parlavamo di quando mi prese la prima volta qua nel 2004 e parliamo appunto di questa cosa qui. Perché tu hai fatto... Ah, domanda, sì. Prego. No, non c'è domanda? No, colpa mia. No, dicevo, tu stai facendo molto bene con l'Empoli in Serie B, avevi mercato, potevi andare a forzare anche la Juventus. Sì, io quell'anno avevo già fatto quasi tutto, sia con la Juventus che la Roma, erano le due squadre interessate. Poi c'era l'Under 21, che facessi molto bene, debuttassi anche in nazionale, nella nazionale vera e propria, quindi c'era insomma tanta grande attesa. Poi, alla fine di questa bellissima carriera, ne abbiamo parlato anche più volte, sei stato diciamo etichettato come il bomber di provincia, anche se in realtà non c'è nulla di male perché sei amato a furor di popolo, cioè qui se ti candidi alle elezioni amministrative cioè, al ballottaggio ci vai. E però la cosa curiosa forse no è che un po' come Totti, faccio un paragone, idolo di Roma, però poi c'ha un addio travagliato. Tu, Siena, ne abbiamo parlato, poi si è capito dopo come è andata la cosa, però c'è stata un po'. Empoli la stessa cosa, un'altra grande piazza, no? Che ti ha dato tanto, però tu sei andato in Australia anche per un po' ripulirti, no? Dopo queste scorie, queste difficoltà. Sì, io molto, ma perché comunque Empoli è una situazione completamente diversa da questa è stata. Io dico sempre che purtroppo l'essere troppo amati dalla gente, dai tifosi, da magari... può dare noia in alcune sedi e quindi magari si vogliono accantonare perché non c'è verso. Cioè io penso che Empoli, che è un'altra realtà che sapete tutti, che ho fatto anche più anni lì, ho fatto quasi 8 anni, ho fatto 101 gol nell'Empoli e a essere trattati come... neanche una chiamata, neanche un messaggio. In Serie C, no, ma non è che l'ho salvati solo, anche perché io quando ero alla Sampdoria, poi l'Empoli
mi chiamò, che erano comunque 6 anni che erano in Serie B, che stavano retrocedendo, che all'epoca avrebbero perso, erano indebitati, avrebbero perso comunque anche il settore giovanile, che è una cosa molto importante a Empoli. E io quindi sono andato, c'era anche Daniele con me, e ci siamo salvati ai play-out col Vicenza. E da essere, ti sarò riconoscente per tutta la vita, a quando non servi più, tanti saluti. Però dopo cose emergono sempre fuori, cose non vere, menzogne, perché tanto la società o chi per esso può sempre dire quello che vuole. A me questa è la cosa più che mi dà più rammarico. Forse dico sempre tanto anche a Daniele che magari io per questo mondo per tanti aspetti non sono portato. Però io siccome sono diventato giocatore di Serie A per tanti anni, partendo dal basso, con sacrificio, spirito di lavoro, e mi sono sempre fermato dove comunque stavo bene. Da allenatore io voglio fare lo stesso percorso a Daniele, io ho detto. Voglio partire dal basso, con umiltà, partire tranquilli e sereni, voglio arrivare perché con le mie forze, con le mie capacità, non perché devo andare a allenare. Poi magari ci metterò più tempo, sarà un percorso un po' più lungo, ma sono sicuro che se vado con la stessa forza che ho avuto da giocatore, da allenatore, arriverò lo stesso lontano. Poi questo è il mio sogno, il mio obiettivo. Poi magari da giocatore ce l'ho fatta, da allenatore non ci arriverò. Però ci arrivo. Lo fanno anche da altre parti, Massimo. No, nessuno. Questo è il vostro e basta. C'è il brevetto. Senti, dopo lo stop al calcio, dicevi la carriera da allenatore, però nello stesso tempo hai sempre dato un occhio al Siena, però ne parliamo tra poco perché prima c'è la domanda. Ciao Massimo, ciao Beppe. Allora, io volevo fare una domanda. Prima che ho parlato di giovani con Beppe, allora io pensavo a quando eravamo giovani, noi tutti sono un po' di amici, noi siamo del 2002 e quindi abbiamo vissuto un macarone proprio da bambini, quando proprio vivi nel mondo dei sogni. Noi abbiamo vissuto un sogno e l'abbiamo visto, che però è svanito proprio nel momento in cui abbiamo iniziato a capire come funziona la realtà. E quindi ti chiedo, è vero che eravamo in un sogno, ma secondo te ci siamo persi qualcosa di macarone, o è stata proprio questa la chiave per farlo diventare un nostro idolo? Bah, dipende cosa intendi, cosa ti sei perso. Di me in generale penso che non ti sei perso niente, perché io sono sempre stato me stesso in tutte le sfaccettature che ci sono, perché comunque io sono una persona pura e mi piace essere così, perché è come ora che faccio allenatore. Tanti mi dicono, ma per fare allenatore devi essere questo, devi far così, devi mandare a quel paese il giocatore, devi fare questo qua, devi urlare. Ma io non devo fare niente di quello che mi dite. Io devo essere me stesso. Anche perché se tu mi conosci in un modo a me, se io fingo te ne accorgi subito, no? Quindi perché io dovrei cercare di fingere per arrivare dove? A un qualcosa che io devo essere me stesso sempre. Ma come penso ogni persona lo dovrebbe essere. Anche perché se uno vuole sempre camminare a testa alta, credo che deve essere sempre sincero con le persone. Poi le bugie le possono raccontare le mie figlie perché sono piccole. E le posso anch'io magari raccontare qualche bugia, ma perché sono piccole è normale che gliele posso dire, ma in fin di bene. Io penso che ognuno deve essere sempre quello che è, ma nel bene e nel male. Perché io penso sempre che se tu parli schietto con una persona, anche se tu gli dici una cosa positiva e quella negativa non gliela dici, no? Io penso che tu mi apprezzi se io ti dico anche quella negativa, perché ho il coraggio di dirtela anche se non ti piace.
però a volte è meglio una brutta verità per fartelo capire, anche perché se tu dopo vieni a dirmelo o a saperlo da altri, penso che sia peggio. Io penso di comportarmi così e penso che di me, non so cosa vi siete persi, magari vi siete persi qualche serata, forse quello sì, però per il resto non vi siete persi nulla. Ma dicevamo del Siena, che hai continuato a seguirlo a distanza, sei anche andato quando hai potuto a vederlo in presenza, mi ricordo a Grassi, col Grassi in Serie D ai tempi di Gilardino, tuo amico, così qui nelle foto a Signa, con quest'anno con appunto Daniele e Tavano, e quindi il Siena continui ovviamente a seguirlo, e allora ti volevo chiedere un po' un commento a questa stagione con l'aiuto anche delle grafiche, così vediamo magari, questa è proprio la partita che, ho visto. Che hai visto. Che non è stata facile. Non è questa. Stata facile, no. Perché esatto, è proprio il Signa è secondo a 11 punti dal Siena e fu una partita tosta. Ecco, partiamo da qui e poi commentiamo un po' il campionato. Ah, ma nella stagione, il campionato parla da solo. Avete, come diceva prima Mario, avete 11 punti di vantaggio a seconda, avete una partita in meno, se non mi sbaglio. Sì, sì. Sta facendo un grande campionato. La squadra, avete un grande allenatore di categoria, anche più di questa categoria, che ha fatto bene. C'è poco da dire. Quando hai questi vantaggi, la squadra comunque, penso, domina quasi tutte le partite. Vuol dire che è una squadra importante, che ha formato un bel gruppo, che sono tutti coesi per l'obiettivo, e penso che, da come ho visto anche a Signa, il vostro supporto lo date sempre, e penso che quindi anche viene recepito bene da chi è in campo, e sicuramente da una spinta importante, perché comunque io penso che al di fuori creare aspetti positivi aiuta molto anche a crearli all'interno della società o della squadra. I giocatori recepiscono, magari tanti non lo sanno, ma quando ci sono le cose positive al di fuori lo recepiscono anche i giocatori. Se c'è della negatività lo recepisce anche il giocatore. È una cosa normale. Arrivare a questo punto di campionato con questo punteggio vuol dire che si sta ricreando qualcosa di positivo, e quindi è un bene per tutti, perché vedere comunque Siena in questa categoria penso che faccia male un po' a tutti, no? E vederlo giocare a Badesse, non nel proprio campo, tra l'altro abbiamo anche qualche immagine scattata proprio oggi di com'è adesso il rastrello. No, ma non c'è bisogno che mi fai delle immagini, perché parlavo con Lorenzo prima, che sono venuto un po' in anticipo oggi, ho parcheggiato allo stadio, mi sono affacciato con Daniele a vedere lo stadio, e, svenuto, no? E stavo vedere uno dei campi, che poi quello è, penso, uno dei campi, sempre stato uno dei più belli campi di Serie A che c'è mai stato, perché comunque come c'era il nostro mitico Linto, come lo teneva lui, non ce n'era. È grande. Come tenevano loro il campo, comunque era una cosa... A vederlo così veramente fa male, ma a vederlo comunque chiuso, visto oggi che c'erano le transenne sulle panchine, c'erano queste carte, non so come mai... Ci vuole tempo, sicuramente ci vorrà tempo. Pazienza, voi ne avete già sopportata anche tanta in questi ultimi anni, però penso che tutto torna. Conosci qualcuno del Siena di adesso? No, conosco qualche giocatore, che avete qualche giocatore importante, l'allenatore comunque lo conosco, siete una buona squadra e si vede. C'è un'altra bandiera, insomma, del Siena, Gil Voria come vice allenatore, e gli abbiamo chiesto una battuta su di te, quindi lo sentiamo. Gil Voria,
Beh, intanto lo saluto, non abbiamo tanta confidenza ma ci conosciamo, e so che ha iniziato da un paio d'anni il percorso anche lui di allenatore, quindi gli faccio l'in bocca al lupo. E poi anche lui è molto amato a Siena, soprattutto per il gol alla Fiorentina, quindi insomma è uno di quelli che è rimasto comunque nel cuore dei senesi, e gli auguro di poter conseguire i successi che si è prefissato. E questo è Gil, Boria, se vuoi rispondere. Grazie mille. Come per me, anche per te, perché comunque perché se li merita, dai, se li merita di aver riportato anche questo, di dare un grande contributo a, speriamo, a questa rinascita di Siena, della città e di tutti. E, 2 anni fa al Fedelissimo Online ti chiesi: hai la sensazione che prima o poi allenerai la Robur? E tu dicesti: la sensazione che anche una speranza ce l'ho. Ora cosa diresti? Ma la stessa cosa, no, io porto molto rispetto a tutti, perché dopo sembra che dopo vieni qua. Io penso che il percorso, se deve venire, viene da solo. Ci sarà un qualcosa che ci farà rincontrare. Ma ne sono convinto, perché comunque è una cosa che mi sento e che mi farebbe non molto piacere, ma mi riempirebbe veramente d'orgoglio. Poi sono uno che magari da giocatore ero meno, ma da allenatore sono uno un bel rompiscatole, quindi pretendo tanto dall'organizzazione ai campi, a tante cose, perché so che comunque è una cosa che è importante per tanti motivi, per i rendimenti dei giocatori. Poi uno si deve sempre adattare a tutto, perché l'allenatore si deve sempre adattare a tutto. Io ho allenato finora in Serie D, quindi mi sto adattando anch'io a tutte le cose, però sono uno che, se devo venire a Siena, voglio fare grandi cose, perché voglio portare grande entusiasmo, se un giorno dovesse avvenire. Bene, e siamo arrivati praticamente in chiusura, non so se qualcuno vuole intervenire, se vogliamo coinvolgere ancora Daniele, vogliamo chiedere qualcosa. Non so. Ah sì, c'è una domanda. No? Per Daniele o per me? Mannaggia. Quella volta che ci dovete ammettere, si diceva che a due si stava dicendo. Era il 9 di gennaio, ero preso di vetra. E nell'intervallo fu cambiato Curci e Troppegolo, che non si capì come mai, poi vennero fuori una serie di discorsi che c'erano stati con Maretari. Ma lì comandò poi? Ma perché si fece male un dito, Gus, per quello. No, io sono sempre dell'idea, sì, ne puoi parlare su tante cose tra di noi, magari senza telecamere, niente, però tante cose devono rimanere all'interno nostro, e quindi spogliatoio è sempre sacro in tante cose, o magari cose che poi alla fine, dopo tanti anni, ne puoi sempre parlare, perché alla fine può essere sempre un ricordo, un aneddoto. Ma poi sono successe delle cose, come ne sono successe altre mille cose in tante altre partite che poi si era vinto, quindi però bisogna... È giusto che tante volte rimane tra di noi tutte le cose, però non è successo niente di grave. Abbiamo perso perché Snyder era troppo forte a battere le punizioni. Mourinho è un allenatore fortunato, quindi... Ma lo ricordo. Un'altra domanda intanto. Penso che anche una delle partite che c'ha quell'anno c'ha... invece di portarci alle stelle, ci ha portato un po'... ci ha tolto un po' di morale, perché...
se avessimo vinto quella partita, penso che il morale sarebbe molto, sarebbe cambiato molto. Ci sono quelle partite, e Samuel al 94esimo, sì. Sì, sì. Cioè. Un'altra domanda dal pubblico. Sì, ciao Massimo, senti, un paio di cose, una riflessione brevissima però. Innanzutto mi complimento a te perché stasera durante l'intervista hai sottolineato un paio di volte, forse anche tre, l'aspetto umano. E nel tuo lavoro credo che sia fondamentale, perché io credo che tutti i giocatori, prima di essere tali, sono delle persone. Il fatto che tu valorizzi molto questa cosa, secondo me, è un viatico per una carriera luminosa che ti auguro dal fondo del cuore. Quindi, complimenti. E poi, a proposito di cose che non si possono dire davanti alle telecamere, mi piacerebbe tanto, tanto, tanto sapere cosa è successo al nostro amico Giampaolo il secondo anno. Perché era un'altra persona. Il primo anno era un signor allenatore e il secondo anno, questo lo dico io, tanto io lo posso dire, il secondo anno lui faceva contro il Siena. No, vai, su Giampaolo te lo posso dire tranquillamente, perché secondo me non c'è niente di... Il mio pensiero, poi magari può essere diverso dal vostro, può essere il mister, secondo me è vero che è stato un po' turbato, come lo può essere qualsiasi umano, da comunque poteva andare a allenare la Juventus che aveva già fatto e poi è rimasto con noi, però penso che è sempre stato un allenatore importante che ha sempre dato tutto. Poi l'avete visto un po' negli anni, il mister ha pagato un po' queste cose qua. Se tu parli con qualsiasi addetto al lavoro, Giampaolo è un punto di riferimento importante per come allena. Poi come tanti allenatori, tutti abbiamo i nostri pregi, i nostri difetti, però Giampaolo quell'anno non è che ha dato meno, ha preso quella, eravamo partiti male, come ogni anno. Io penso che ogni anno è diverso. Io ormai ho fatto tanti anni, io ho fatto 23 anni di professionismo tra Serie A, B e C, Lega Pro. Ora è iniziato allenatore e quindi alla fine sono 25-26 anni. E ogni anno è diverso. Purtroppo ci sono delle cose che a volte sono inspiegabili, ci sono delle annate che pensi di spaccare il mondo, invece magari fai l'annata sbagliata. Io penso che ci vuole un po' più di... un giocatore. Poi non posso parlare per tutti i giocatori, perché comunque poi non tutti siamo uguali, come noi tutti uguali tra in questa sala, abbiamo ognuno, siamo diversi dall'altro. Se noi, non penso che un giocatore venga al campo, cioè è immaginabile per me che uno viene in un campo ad allenarsi con poca voglia o fa le cose apposta. Cioè per me è immaginabile, cioè dico, come si fa a dire una roba del genere? E ve lo dico anche per l'allenatore. Allenatore come Giampaolo, che io ho avuto la fortuna di averlo qua a Siena con voi, poi l'ho riavuto a Empoli dopo diversi anni. Sicuramente è cresciuto anche lui in quei sei anni che io dopo che l'ho avuto qua a Siena, l'ho riavuto a Empoli, è cresciuto anche tanto. Però anche lui dopo ha rifatto magari degli errori, è stato esonerato. Ma non penso che possa essere perché è rimasto qua fatto di meno, anche perché quando uno si affeziona, come aveva un rapporto bello con tutti noi giocatori, non penso che vuole male a noi giocatori, quindi non ha fatto niente di eccezionale, di sbagliato. Gli errori li facciamo tutti, io penso che non è che non ha allenato svogliato, veniva al campo, perché anzi aveva ricreato delle nuove idee, però purtroppo sono andate male. Poi abbiamo visto un po' quell'annata, poi c'è stato Giampaolo, poi è arrivato Malesani, che è un altro allenatore che ci ha dato tanto. Poi magari con le idee magari di Malesani potevamo salvarci benissimo, anche perché, come ho detto prima,
abbiamo fatto riferimento alla partita di San Siro, vinci quella partita, a volte vinci una partita, ti cambia campionato, la perdi, te lo cambia in negativo. E quindi a volte può essere anche questo, non è sempre detto che magari uno... Poi ormai ci sono i casi di tanti giocatori che hanno avuto tanti compagni anche che sono sbagliati o che magari si possono comportare male in determinate cose. Però io reputo, soprattutto ho avuto la fortuna di fare tantissimi anni in Serie A, che la maggior parte dei giocatori sono giocatori seri che ci tengono sempre a non solo a quello che guadagnano, ma a quello che fanno in campo. Perché anche se uno guadagna tanto, non è che guadagna tanto e allora si può permettere di non... Questo ve lo dico chiaramente, proprio pulito, ma perché è la verità, come vi dico la verità, che ci sono tanti esempi sbagliati. Nei miei anni c'erano due teste calde nel mondo del calcio, non voglio far nomi, che si veniva il calciatore è stupido perché si faceva riferimento a quelle persone lì, ma non è così. Perché come ripeto, sono noioso, però come qua tutti siamo tutti diversi, anche i calciatori sono tutti con delle teste diverse, con caratteri diversi e tutti comunque umani, che abbiamo avuto, ho avuto e tutti i giocatori hanno avuto, che tanti magari lo capiscono, tanti no, però il nostro ruolo è una fortuna, non è un lavoro il nostro. La nostra è una fortuna che chiunque della maggior parte di chi nasce vuole fare il calciatore, noi abbiamo avuto la fortuna di esserlo diventato, quindi ti devi capire la fortuna che hai avuto, non devi approfittartene della fortuna che hai avuto, questo è il concetto. Allora, da casa Daniele Galoppo è ancora sveglio e scrive: non riesco a entrare su Facebook, comunque un saluto, ditegli che aspetto Massi e Ficagna a Firenze. Un abbraccio a tutti. Sì, perché dobbiamo andare a vedere gli allenamenti. Gli allenamenti... Sì, sono già stato... Come... Che è bravo, Dani. È bravo Dani. Ah, è molto bravo, Daniele. Insegnali a entrare su Facebook. Ma io non ce l'ho, quindi non posso. Ah, ecco, perfetto. C'è Emiliani Junior, sì, ci ho giocato anche contro l'anno scorso, questa ora è il capocannoniere del girone. No, il piccino a Cala Fiorentina, sì. Sì. C'è un altro intervento però, da casa, Sara Senese, complimenti Massimo per la tua umanità da allenatore e da calciatore. Grandi Big Mac, scritto diciamo all'italiano. Maccheroni. Bene, siamo arrivati in chiusura di questa lunga e bellissima puntata. Io ringrazio in primis Massimo Maccarone per essere stato con noi. E per, grazie a voi, grazie per la serata, per l'ospitalità. E poi salutiamo anche... Salutiamo anche Daniele Ficagna che è stato con noi, un applauso anche per Daniele. Un applauso anche a Massimo Carignani che ha sponsorizzato questa puntata. E niente, grazie a tutti voi, ci vediamo martedì prossimo con un'altra puntata di Al Club con la Robura. Adesso un roburrone ci sta per chiudere la puntata. We'll be right back.